Quindi questa sarebbe la Big Vanilla 2 con le shaders. Mi sa che oggi faremo tante scoperte nuove. E non solo, mi sa che aiuteremo il Big Re. Campioncini, benvenuti e bentornati in questo nuovo video della Big Vanilla 2. Seguo uno youtuber in America che ha installato queste shaders nei suoi video e mi piaceva tantissimo. Ho pensato, vediamo come stanno all'interno della Big Vanilla 2. E mi sembra che dentro a questo mondo anche Kendall utilizzi le shaders. Non so se sono le stesse o meno, ma ragazzi, il mondo della Big Vanilla 2 in questo modo è una figata incredibile. E credo di aver fatto l'ultimo video con le shaders una roba come 5-6 anni fa su Minecraft. Quindi volevo prendere la palla al balzo e controllare e vedere come è il mondo di Minecraft della Big Vanilla 2 con le shaders, per chiedervi se vi piace o meno come cosa. Anche perché in realtà voglio reagire all'interno di casa mia dopo tutti quanti i lavori che ho fatto. Qua è un sacco buio, un sacco spoglio, ragazzi, promesso, nei prossimi episodi andremo a modificarlo. Ma voglio reagire a tutta quanta la zona acquatica che abbiamo fatto qua sotto. E magari in questo episodio le teniamo e voi nei commenti mi dite cosa ne pensate. Stavo per dire, sono super curioso, ma l'acquario è bellissimo. Ok, fa un effetto scenico incredibile, soprattutto le shroom light all'interno dell'acquario stesso sono veramente una gran figata. La lava, che bella sta zona, ragazzi. L'acquario è leggendaria come cosa. Dovrei aggiungere molte più shroom light, che sono questi blocchi qua del Nether, all'interno dell'acquario stesso, ma anche le sea lantern. Perché gli manca un blocco? Chi l'ha tolto? Ma ragazzi, questa zona qua è bellissima. Guardate anche il riflesso delle shroom light che c'è su questo vetro qua. Veramente un gran bel lavoro che ho fatto, ma soprattutto un gran bel lavoro che fanno queste shaders. Oh, la zona sott'acqua ha anche una gran figata, perché il vetro riflette tutte le luci su di esso. Bellissima anche la crane obsidian. Bisognerebbe giusto aggiungere un bel po' di luci in più se utilizzassimo questa shaders. Però mamma mia, gli acquari, ragazzi, sono incredibili. Anche questa zona qua dell'ametista, veramente una gran bella cosa. Bello il libro che si illumina in questo modo. Beh, che figata, ragazzi. Anche questo tunnel qua esce veramente bellissimo, ma soprattutto quanto il mondo è veramente da senza parole. Non mi piace molto questa nebbia che si vede soprattutto nelle cose in lontananza, però fa un colpo scenico incredibile. Comunque, campioncini, in questo nuovo episodio della Big Vanilla 2, oltre che schiantarci contro i muri, andiamo a migliorare e a potenziare la farm del Big Re. E voi dire, Mark, cosa intendi con questa cosa? Si dà il caso che il Big Re ha costruito una farm nel Nether che funziona veramente molto molto bene, però attorno non ha una zona di incantesimi e un posto dove poter mettersi lì e utilizzare i livelli che si farmano molto in fretta all'interno di quella farm. Quindi ho pensato in questi giorni di farmare tantissima pelle. Infatti, come notate, ne abbiamo quasi due stack, molti molti fogli e ho anche altre sugar cane che mi potrebbero servire per poter farmare delle bookshelf che possiamo andare a utilizzare appunto per questa missione qua. È un po' difficile che io riesca a fare tutto quanto, perché in questo momento riusciamo a farmare, vediamo quanti libri, più o meno uno stack 44, esattamente come la pelle che avevamo da parte. Dovrei avere anche abbastanza legna per fare molte bookshelf, perché comunque per fare questa missione qua ci servono delle bookshelf che raggiungono il livello 30. Nello scorso episodio mi avete anche dimostrato che ho farmato l'armatura di Lollo senza le mie bookshelf che mi davano il livello 30, e questa cosa qua, ragazzi, io ci sono rimasto veramente un sacco male. Voglio fare un piccolo test, perché mi sono chiesto come fosse possibile che fosse vera questa cosa. Quindi in questo momento voglio fare anche un semplice oggetto, una pala in ferro, per vedere se questa cosa qua è vera o meno. Anche perché sono confuso di questo fatto. Proviamo un attimino, scusate. È vero. Ma perché, scusate? Devo togliere le casse? Vediamo un attimino. Eh sì, bisogna togliere le casse. Quindi qua le casse non vanno bene, vanno ricollocate. Interessante. Vabbè, comunque, ora che lo sappiamo va bene. Ma che figata sono questi acquari. Ma ora possiamo proseguire, perché comunque le bookshelf che abbiamo da parte ce le teniamo. Non capisco perché io non stia mangiando. Server? Ok, grazie. Ma adesso noi ci mettiamo qua e farmiamo più libri possibili. Infatti in questo modo ne abbiamo altre 51 e sicuramente riusciamo a fare un bel po' di altre bookshelf. Infatti ne abbiamo per adesso 37, che comunque dovrebbero bastare tecnicamente, perché se contiamo che ci servono più o meno dalle 20 alle 30 librerie, dovremmo essere ok. In più, da questa parte qua mi sono messo a farmare un bel po' di stone, perché comunque ci serviranno anche tantissime slab per fare la base d'appoggio, perché dobbiamo vedere anche il fatto che non devono spawnare nessun tipo di mob sopra alle piattaforme, perché se no poi compromettiamo il funzionamento della farm stessa. Per far sì che sia una ottima zona di incantesimi, però, ci serve anche tanto ferro, perché dobbiamo fare sicuramente una anvil. Quindi andiamo a costruire anche
anche una bella anvil comoda che ci potrebbe servire. E io in questo momento sto mettendo a disposizione tutte quante le risorse che ho, quindi mettiamo via anche questo ferro, perché comunque fare una anvil costa, ragazzi. Dovremmo anche fare una grindstone. Sì, sta parte qua, ragazzi, è assolutamente da illuminare se teniamo le shaders, però mi piacciono un sacco. Ditemi nei commenti se dovrei tenerle. Ed è entrato Steph all'interno del server. Qualcuno vuole un pugnale? Sì, andiamo subito. Magari ci dà veramente il pugnale per ammazzare il Big Re. Però loro non sono in casa e neanche qua. Ma eccolo là in fondo, il nostro Steph il Magnifico, che sta facendo la sua intro. Comunque con queste shaders è tutto quanto cinematografico. Loco, si faccia da parte, per favore. Eccolo il pugnale. Mamma mia, ragazzi, ma è bellissimo. E per scherzare ho detto che se preme Q vince 5000 punti. Però mi sa che Steph non vuole ascoltarmi, dannazione. Signor Steph, so che lei potrà mai essere un re. Perché? Mi dica. Perché? Allora, io le ricordo. Aspetti, io so che lei è un po' una memoria corta, ma forse Fere no. Buongiorno Fere, guarda. Buongiorno. La devo informare che ha interrotto un tour della mia zona buildata. Allora, io comprendo l'iperattività di Steph nel voler fare tutto quanto. Allora, scusa, lui stava guardando la mia zona, non ha finito ed è entrato su TeamSpeak mentre la stava guardando. Ma dove siete? Vieni, allora, giù dove ci sono le teste della montagna. Così puoi vedere la zona che sto facendo io per la sfida. Ho capito. Arrivo. Comunque, stavo dicendo che il signor Steph ha la memoria corta, perché in realtà, quando ci fu il primo lo scontro finale della Big Vanilla 1, il sottoscritto ha eliminato tutto il team avversario. Sono io colui che ha vinto la corona di Buddy. Quindi, non fidatevi, è un truffatore. Vabbè, è arrivato quest'altro che è un clown. Quindi ti ricordo, signor Steph il Magnifico, questa cosa qua, eh. Io ricordo che il suo massimo ruolo è stato generale. Ma io da generale ho eliminato tutto il team avversario. Ma evidentemente lei non ha il lignaggio sufficiente. Cos'è il? Lignaggio. Che cosa vuol dire lignaggio? Cioè stirpe discendente. Ok, va bene. Apprezzo. Oggi ho imparato una parola nuova. Grazie mille. Lanciamo il messaggio corretto, per favore. Grazie, poi. No, allora, dicevo, io ho una proposta. Da Big Re, io ho una proposta che secondo me potrebbe un po' cambiare le sorti del server, secondo me. Perché da Big Re io vorrei fare una roba un po' particolare. Cioè, nel senso, nel momento in cui io vengo eletto, io prendo sotto di me due sudditi e noi faremo i cacciatori del server. E i miei sudditi guadagneranno i punti di coloro che verranno eliminati, una piccola parte ovviamente, all'interno del server. Cioè, non sarò più io il cacciato, ma il mio team sarà i cacciatori stessi. Cioè, quindi tu praticamente vuoi che ti faccia diventare re per essere io stesso sterminato? No, beh, se tu... Io ti sto proponendo in questo momento di farmi diventare Big Re e far sì che tu, anche Fer ovviamente, faccia parte del mio team. Ma sai che se io e Fede facciamo parte del tuo team, siano gli altri che ci ammazzano? No, Steph, perché io in quel caso... Ragazzi, ovviamente mi conoscete, sapete che io ho una passione incredibile nell'incantare le cose, nel maxare tutto quanto. Quindi, che perdo lo stesso. No, Steph, fidati, io ho vinto con Loco con un'armatura in diamante, quindi... Loco era full netherite. Allora, io capisco la sua idea. Lei vuole essere un re tiranno. No, non tiranno, però solitamente il re. Allora, ma preferisci, nella vita bisogna essere o tiranni o essere cacciati. Tu preferisci essere cacciato o essere cacciatore? È una prospettiva interessante, però sa che in quel caso io temo che in 3 giorni farebbero la colletta per i 2000 punti e la farebbero fuori. Non so, cioè dovrebbero fare la colletta tutto il server, ma il problema è con quali punti se li eliminiamo. Perché dobbiamo pure guadagnare i punti se li killiamo. E certo, Steph. Beh, però no, almeno devo dire che è un'idea interessante. È un'idea, cioè, Steph, è una caccia, perché in questo caso abbiamo sia una sfida particolare all'interno del server e comunque smuoviamo un po' anche la situazione dei punti. Cioè, non è più quella roba che tutti quanti sono fermi nel loro punto, ma ognuno deve comunque avere un po' quel timore all'interno del server. Cioè, sicuramente interessante. Dobbiamo sentire anche le idee di tutti gli altri. Certo, ragazzi, dico, perché non le abbiamo ancora ascoltate. Io la tengo in considerazione. Eh sì, comunque secondo me è un'idea interessante. Cioè, almeno creerebbe situazioni particolari. Io ho studiato tutto al minimo dettaglio. Quindi ho già in mente di come poter fare tutto quanto, come poter strutturare ogni situazione, cosa fare, cosa non fare. Voi fate quello che volete. Sappiate che io vi ho proposto di far parte anche del team dei cacciatori. Quindi vedete un attimino voi se volete fare questa cosa. Sappiate che comunque si potrebbero guadagnare anche tanti punti con questa prospettiva. Grande corrotto.
Steph, guarda che ti ho messo alle corde, eh? Ti ho messo un po' le corde, eh? Steph, non è che uno deve avere per forza l'idea. No, 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 buone, per cioè, me, ognuno io se lo, la fa io come l'ho detto, vuole. Quando ho annunciato questo progetto, ho detto, l'obiettivo è il pubblico, quindi per me il re, o in positivo o in negativo, certo, deve creare intrattenimento. Certo. E quindi questa proposta è in linea con, esatto, questa roba. Esatto, quello che dicevo anch'io. Quindi... cioè, sicuramente non è la prospettiva di Loco che dicevo di diventare Big Re perché me lo merito. Cioè, non sapete, è un po'... No, io, allora, non ho ancora ascoltato il video, ma se lui dice per 8 minuti questa cosa, non lo ascolterò, esatto, il video. Esatto, ha mandato un video di 8 minuti che non abbiamo ancora 8 minuti? 8 minuti. Lui ha fatto il video su YouTube di 8 minuti in cui ne parla. Me l'ha scritto su WhatsApp. Vabbè, allora, io... io spero, Steph, che proponga anche qualcosa. Certo. Io vi ho fatto la proposta, cioè ho tutto quanto già un progetto in mente, quindi te l'ho già, te l'ho messo qua, ma ovviamente te l'ho messa anche un po', diciamo, anche frettolosamente, certo, però sappi che secondo me ci può essere anche del largo intrattenimento da parte di tutti quanti, perché pensa come si potrebbero creare anche delle file, delle lotte, anche dei team che possono combattere per arrivare prima ad eliminare il Big Re, e tutti quanti però dovrebbero aver paura anche del team del Big Re stesso. Però lei mi ha fatto venire in mente una cosa che io adesso qua non le dico, perché se la dico qua è uno spoiler, però ne parleremo. Interessante. Però Steph è poi tutto quanto. Fede, pensa, ci abbiamo detto no, no, avrà sicuramente, esatto, un'idea, esatto, pessima. Ma Steph, allora, il magnifico. Censuri questo messaggio. Vai. Bella, ma idea. Appunto, è per quello. Hai capito, Steph? Cioè, hai capito cosa può fare? Potrebbe essere su, capito, in un momento, a un certo punto. Capisci? Sì. Allora, il fatto che io ho sviluppato questa idea è perché mi aspettavo che arrivasse a un certo punto un qualcosa, capito? Mm-hmm. Comunichiamo in questo modo. Quindi io te la sto proponendo, okay, per far sì che le cose si possano incastrare un, okay, pochino in un, certo, modo meglio, capito? Anche te, Fere, un attimino, certo, no? Sì, no, io sono d'accordo. Quindi... okay. È bella come idea, è bella. Steffi Magnifico, guarda, io sono già qua. Se vuoi, prendo una corona di carta, me la metto anche in testa e fai quello che vuoi. Non c'è bisogno, se vuole, però il naso da pagliaccio ce l'ho. No, 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 guardi, se non se lo tolga mai, che le sta molto bene, signor Steph. Sempre simpatico. Io volevo farle una domanda. Certo, certo. Qui. Cosa ne pensa del mio Lula Park? Allora, Fere, mi piace veramente tanto, perché sì, allora c'è gente che ha fatto, tu cosa hai fatto? Facciamo una cosa, adesso do il vostro voto e venite con me, va bene? Vai, allora però non lo so, che è la mia la più triste. No, no, Fere, io ho fatto una cosa piccolissima, cioè ho fatto una roba veramente minuscola, quindi io già apprezzo tutto quanto questo, perché apprezzate le mie scarse e sappi che io oggi per questo video ho installato delle shaders di uno dei miei youtuber americani preferiti, quindi esce ancora più figo. Bello, quindi veramente bella come zona, mi piace un sacco anche l'idea di mettere queste cose qua con le build hack, che mi piace un sacco, sì, vedere. Sì, esatto, ho visto un build hack. Mi piace questo, che questa wave dei TPOC è molto più costruzioni, anche devo ammettere. Sì, quindi, ci sto provando, di certo non ho puntato a fare esagerate perché non le so fare. Sai, e quindi ho pensato però che poteva essere carino fare dei minigiochi per tutti. Sai che io amo quello che state costruendo, anzi quello che stai costruendo, perché sicuramente Stefano sta costruendo. Allora, venite con me, venite con me. Sta facendo il presentatore. Sì, no, ci sta, ci sta. Facciamo cose diverse. Allora, venite dietro al punteggio, ragazzi. Dov'è? Di qua? Ok. Punteggio. Ok, ti vedo. Ok, mi manca Fede. Dov'è? No, sto qui dietro. È in acqua, è in acqua. Ho fatto il giro un po' là. Allora, Steph, io ho costruito... la location... la location è, diciamo, collegata alla mia idea. Cioè, nel senso, come vi dicevo prima, sapete che mi piace molto incantare le cose, fare anche le cose per gli altri. Solo che a un certo punto ho detto, certo, non mi conviene se vado a spendere anche i miei minuti e queste robe qua. Quindi ho pensato di costruire una zona del mercato nero dove io possa vendere gli oggetti che vado a incantare per gli altri. E di conseguenza ho voluto costruire un mercato che sia collegato direttamente alla zona punti. Mm-hmm. Quindi di qua noi scendiamo direttamente da questo lato, si va in questa zona che ho costruito qua sotto. L'ho voluta rendere, diciamo, una zona magica con bello, tutto sì, quanto questa ametista. Okay. Bello adesso manca solamente un dettaglio, cioè nel senso, in tutti gli angoli, come vedi per esempio qua c'è questo armor stand, verranno messe tutte le armature che metterò a meta. Purtroppo in Minecraft Java non si possono mettere sugli armor stand i picconi, le spade, gli scudi, queste cose qua, quindi certo, quella è un po' una pecca. Però diciamo che ho voluto strutturare questa zona per fare questa parte qua di mercato nero vicino allo spawn, che poi è collegata a casa mia, perché da questo lato invece è casa mia.
Ah, questa è già casa tua? Questa sì. È casa mia e sei sotto al mio lago, Steph. Ah, è vero, okay. È vero, il lago. Sì, lo vedi sopra. È carino. Vieni, bella la zona. Venite con me, venite con me, perché ho rifatto anche tutto quanto. Sapete che gli scorsi giorni vi ho chiesto se avevate un po' di tempo per vedere, sì, una cosa. Sì, ho, sì, fatto tutta casa mia nuova. Guarda quanti bei pesci hai preso, non per il museo, ma per casa tua. Ma perché per il museo credo che siano tutti quanti presi, mi hai detto Marci, eh? I pesci? Boh, sì. Di solito se li mangiano. Quindi. Ho visto pesci. Ah, vabbè. Quindi bello. Questa qua è tutta quanta zona di casa mia. Sono anche gli acquari dietro alle casse. Il magazzino l'ho visto, sai perché? Perché per il Meluna Park mi serviva della Blackstone. Okay. E volevo vedere se ne avevi in casa, ma l'hanno rubata da tutti. Ci sta, ci sta. Tipo 8 pezzi, quindi il magazzino l'ho hai visto. Fatto secondo... bene, hai fatto bene. Però, da non, fuori, era però non è rifatta la casa, giusto? No, no, perché adesso ho rifatto tutta quanta questa parte qua, certo, che era vuota. E adesso invece mi manca solamente rifare la parte sopra, quindi l'ingresso con la, certo, zona letto, tutto quanto, per poi terminare con la parte esterna e quindi, okay, terminare tutto quanto il progetto della, okay, casa. Perché al momento sotto è diventato un 10 e fuori è tipo un 6 e mezzo. Vabbè, ma perché sì, qui sì, non sì, ha toccato sì, niente. No, esatto, prima, perché paradossalmente prima la casa fuori era un 6 e mezzo e sotto era 0. Quindi ho detto, certo, iniziamo, certo, a strutturare tutto quanto e poi terminare con l'esterno. Mi piace un sacco la roba dell'acquario, comunque sì, è una figata. Sì, sì, è veramente bella. Le pareti così mentre scendi. Grazie, grazie, per me, grazie. Io te lo dico già, io credo che questa sfida la vinca Lightning. Vediamo, ma io penso vinca lei. Ok, sì, beh, io... Hai visto quella roba? Io no, non ho visto nulla, mi sto cercando di spoilerarmi il meno possibile. Ma infatti, è una roba, Lucia. Secondo me, sì, io non ho puntato a vincere, ho cercato di fare una roba che potesse essere funzionale un po' anche per me, per il mio lavoro che faccio all'interno del server, e anche un po' così a livello estetico. Ma si carino. Punta sempre alle matte, ma alla guarda, meta classifica per io me. Io ho puntato tipo almeno a farmi qualche punto. No, ma tanto sapevo già che non avrei mai vinto, ho detto almeno faccio qualcosa comunque di simpatico che possa essere anche utile, perché ci si può sfidare in quei minigame. Certo, certo, assolutamente. Diciamo che io ho puntato col mio minutaggio nel pensare a come diventare Big Re, quindi io sto cercando di capire, sì, quella cavolo di pecora. Non lo so, c'è anche una... Ah, vedi, ecco, quella perché... che ti dicevo l'altra volta, che c'era anche la pecora oltre, sì, lo zombie strano. Ma che non ha fatto? Capisco come sia possibile fatta perché così. È appesa, la vedi che è appesa? È appesa, Steph, con una corda. Con la corda, ecco, bravo, non mi veniva a nome, con le litera, ha il nome di Innerbon ed è appesa con la corda lì sopra. Sì, sì, capito. C'è della creatività qua. Sì, sì, c'è, sì, della genialità. Io non so chi le ha fatte queste mini sculture. Non lo so neanche io. Comunque sta cambiando drasticamente la serie. Sì, ah, io di sicuro la contatterò. Non, sì, so tra quanto, però ciò che abbiamo parlato è qualcosa che sicuramente, sì, accadrà, sì, sì. Ok, ma faccia lei. Io la mia proposta da Big Ray gliel'ho fatta. Vedo un po' lei cosa vuole fare. Faccia lei, faccia 3100 punti, mi sa, vede, che non sono state, vede, neanche pagate le tasse. Perfetto, ragazzi. Vabbè, io la ricontatterò allora. Va bene, allora ci risentiremo in futuro. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao. Quindi chi lo sa, l'idea io l'ho buttata lì. Ecco perché secondo me io dovrei diventare il nuovo Big Re. Chissà se lo diventerò. Ora, Enchanting Table fatta, ho un bel po' di slab, ho l'anvil con me, secondo me potrebbe servirci anche forse una grindstone. Che facciamo con queste stick in più? Quindi mettiamo via questi due. In questo, no, così, dobbiamo invertire il crafting così. Ok, in questo modo facciamo una grindstone. Prendiamo lo shulker dei blocchi e mettiamo tutto quanto dentro. La bedrock che c'è qua dentro, ragazzi, ho visto che me la stai commentando da un po' di giorni. L'ho chiesto a Steph perché devo andare a spawnare il nuovo Wither da poter mettere poi all'interno del boom bunker del Big Lado per guadagnare punti. Non è che me la son presa così in creativa, anche perché ragazzi non posso mettermi in creativa. C'è scritto Fer è stato ucciso da Nico con il pugnale. Ragazzi, ho provato solamente a mettermi in creativa. Non pensavo che questa cosa qua poi facesse sì che Fere morisse per colpa di Nico, per colpa del pugnale. Però vabbè, non lo so a cosa avranno combinato tra di loro. Dicevo, voglio prendere tutti quanti questi stick perché li posso trasformare in realtà in smeraldi. C'è un piccolo problema, non mi carica il mondo. Aiuto. Ma comunque siamo arrivati vivi. Buongiorno. C'erano dei villager che ci scambiavano gli stick per gli smeraldi. Non me li sono sognati però. Eccoli qua, infatti. Infatti, me li ricordavo, però no, sono bloccati. Li rimettiamo tutti quanti via. E vediamo com'è il Nether con questa shaders. Il portale è fighissimo. Ed ecco la farm là in fondo, che sembra il sole con questa shaders. Però, devo strutturare quindi una zona di incantesimi che potrei magari fare qua sotto, facendo quindi magari un ponte che si collega da questo lato. Devo solamente fare un piccolo controllo perché mi mancano 5 minuti rimanenti, quindi dopo dovrò shoppare anche un'ora di gioco spendendo dei punti. Ma intanto io da qua mi collego
collego, la farm sta funzionando, quindi dopo andrò a guadagnare anche un bel po' di livelli di esperienza, mi sa. Andiamo a vedere quanti per ora. Beh, un po'. Poi devo collegarmi anche di qua. Metto qua in alto un po' di stone slab e sembrerebbe che la farm funzioni perfettamente anche con questa costruzione. Io avevo paura che magari si potesse buggare, quindi mettiamo gli stone a mezza altezza così non può spawnare nessun mob sopra. Mettiamo al centro questa. Ci prendiamo l'esperienza che sto uscendo da qua. E in questo momento mi shoppo l'ora in più di gioco. Piazziamo qua l'enchanting table, quindi, e ora facciamo una piccola piattaforma. Qua alziamo magari con gli slab per mettere le librerie. Andiamo a prenderci i livelli, prendiamo le librerie, proteggiamo questi angoli così non può spawnare nessuno e comunque facciamo anche un lavoro che esteticamente è anche abbastanza carino. E piazziamo qua dietro le bookshelf, proprio in questo modo. Ci allarghiamo di due di qua, mi sa che siamo comunque coperti, ottimo. Mi sa che mi servono anche altri slab. Ok, siamo coperti anche di qua. No, perché no? E possiamo mettere di qua una grindstone appoggiata in questo modo. E da questo lato possiamo mettere anche una anvil. E raccogliamo il resto dell'esperienza. Così quando una persona viene qua a farmare un po' di esperienza può venire qui e incantare i suoi oggetti con 30 livelli utilizzabili. Questo shulker qua è mio, quindi prendiamocelo. Queste spade no, le droppiamo. Ho del legno con me giusto per migliorare a livello estetico. Solamente 7, dannazione. E stemiamo anche i nostri oggetti che sono tutti quanti con mending. Quindi anche il piccone, peccato che questo qua non ha mending. Dobbiamo sicuramente metterglielo. Io direi che, ok, non è proprio il massimo, però comunque ragazzi abbiamo migliorato la zona, perché in questo modo possiamo incantare tranquillamente gli oggetti da questa parte qua di mondo. Qua c'è anche un portale che è collegato. Direi comunque come miglioramento ci può stare, secondo me. Voi cosa ne pensate? Cosa aggiungereste? Sicuramente magari qualcosa di estetico, tipo delle foglie qua sull'angolo, qualcosa in legno ci potrebbe anche stare, perché io volevo migliorarlo, ma ci tenevo anche al fatto che grazie ai vostri commenti questa zona qua potesse migliorare. Quindi datemi nei consigli qua sotto, perché poi il miglioramento finale lo attuiamo grazie delle vostre idee e farò comparire i vostri commenti qua davanti. Ora, dato che siamo in una zona che non è safe, possiamo tornarcene magari a casa. Questo portale dove ci porta? Ho con me tutti i shulker, però aspetta, controlliamo questo. Sì, ok, ora possiamo veramente tornare a casa. E abbiamo controllato che qua sopra non spawna nessuno e che la farm funziona perfettamente anche con questa piccola modifica e non crea nessun tipo di problema. No, credo che sfrutterò il fatto che ho un'elitra, perché dalla caverna non ho voglia di tornare indietro. E siamo tornati a casa, finalmente. Noi campioncini ci possiamo fermare qua. Oggi sono successe un bel po' di cose all'interno del mondo. Ma voi nei commenti scrivetemi un po' cosa ne pensate, sia della piccola miglioria che ho voluto fare comunque alla farm del Big Re, sia il fatto che secondo me la mia idea del Big Re nuovo potrebbe essere un'idea geniale. Dal vostro Mark è tutto, ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace. Ciao!